Applausi e tanta commozione stamani al Politeama Pratese per la cerimonia di scopertura della targa dedicata a Roberta Betti e all'impresa che la vide prima protagonista di restituire il teatro alla città. Una cerimonia aperta e chiusa dall'omaggio del quartetto d'archi della Camerata Strumentale che ha suonato alcune delle note più amate da Roberta Betti, Gianni Schicchi, la Vedova Allegra e l'indimenticabile Se Prato là non ci fosse. Una cerimonia fortemente voluta dal consigliere Giancarlo Calamai, presidente del Comitato Politeama Pratese, che ci mostra con orgoglio il manifesto con il quale nel 1987 denunciò il rischio di perdere per sempre il teatro, chiuso da oltre 2 anni. Un appello che Roberta Betti non fece cadere nel vuoto. Roberta Betti ci ha dato uno stimolo fondamentale a riprendere, a reggere e andare avanti con coraggio e con grande passione. La targa è già presente dallo scorso gennaio, ma per la cerimonia ufficiale si è preferito attendere l'imminente riapertura del teatro dopo la chiusura imposta dal Covid. Il modo migliore per ricordare Betti, come ha sottolineato la presidente del Politeama Beatrice Magnolfi nella lettera che le ha scritto e che ha letto durante la cerimonia, è andare avanti, far vivere il suo sogno e quindi far vivere questo luogo. Il sindaco Biffoni ha rinnovato l'impegno dell'amministrazione a sostenere il teatro, come promesso a Betti. Che questo luogo continuerà ad essere come lei voleva che fosse, quindi sempre un po' meglio di come era effettivamente.